Queste acque impetuose che stiamo osservando appartengono al fiume Titerno. Alle pendici del Monte Cigno, il fiume scava una serie di gallerie e di gole profonde che vengono chiamate Forre di Lavello. Le Forre di Lavello si trovano sui contrafforti del massiccio del Matese, tra gli abitati di Cerreto Sannita e Cusano Mutri, e si incuneano tra il Monte Cigno e il Monte Monaco di Gioia. Ma il Matese è molto più esteso, racchiuso tra Molise e Campania. È proprio dalla Campania, dalla strada che sale da Piedimonte Matese, attraverso gli abitati di Castello del Matese e San Gregorio Matese, andremo a scoprire altro di questo luogo straordinario. Eccoci immersi in un paesaggio fatato, che è quello di Quota sul Matese, andando in direzione del Monte Miletto, come se volessimo spostarci verso il Molise. In questo momento mi trovo in un ecosistema forestale di grandissimo pregio e di grande importanza per tutta Italia. Si tratta della faggeta. Il faggio è una pianta, una dicotiledone, che forma delle formazioni forestali pure tra gli 800 e i 1600 metri di quota lungo tutte le montagne italiane. In alcune situazioni può spingersi anche in condizioni leggermente diverse, può andare un po' più in basso e può salire un po' più in quota. È una pianta estremamente importante perché forma queste grandi, grandissime foreste, alcune delle quali particolarmente pregevoli per via della loro antichità, si parla di foreste vetuste. Quella del Matese è una delle faggete più belle. Questa è una zona che è stata sicuramente ceduata nei secoli scorsi e quindi non ha quel aspetto maestoso come hanno alcune altre faggete. Ma in altre zone del Matese possiamo trovare delle formazioni di faggio veramente meravigliose. Il faggio è una specie caducifoglia, quindi perde le foglie. In questo momento, essendo noi alla fine del periodo invernale,
Le piante hanno già le gemme, anche se possiamo vedere tutto intorno a noi che c'è ancora tantissima neve. Ed è uno spettacolo incredibile vedere queste grandissime distese di alberi silenti. Se ci venissimo qui invece in estate, troveremmo una fitta ombra, un fogliame molto scuro, verde scuro, che copre completamente il sottobosco. Infatti nel sottobosco della faggeta è particolarmente spoglio e privo di piante, perché il faggio tende a creare prima di tutto delle formazioni monotipiche, quindi quasi esclusivamente troviamo solo faggi, e inoltre crea un'ombra talmente fitta che pochissime piante possono sopravvivere al di sotto della chioma di questi alberi. Sono delle piante estremamente importanti per via della grande quantità di carbonio che sequestrano, sia nella loro biomassa, quindi diciamo nella parte viva, sia tutto il carbonio che finisce al suolo quando le piante perdono le foglie e inizia il processo di decomposizione, che porta nel corso di tempi piuttosto lunghi all'accumulo di carbonio sotto forma di sostanza organica nel suolo. Quindi un ecosistema estremamente importante per il ciclo del carbonio, per la conservazione della biodiversità e infine, cosa marginale ma di grande importanza per noi, per la bellezza che questi ambienti hanno e di cui possiamo godere. Ed eccoci giunti in uno dei posti più straordinari della campagna e probabilmente di tutta Italia, il lago del Matese. Da questo lago l'intero complesso di montagne del Matese prende il nome. Questo è un lago di origine naturale, sul Matese sono presenti altri due laghi che sono però di origine artificiale. È un lago molto grande per estensione, si trova a circa 1000 metri di quota, e per questo è il lago di natura carsica più alto che abbiamo in Italia. La sua origine è particolare, infatti il lago del Matese viene definito un lago tettono-carsico, nel senso che la sua origine è dovuta a una commistione di fenomeni geologici dovuti alla tettonica e fenomeni dovuti al carsismo. Quindi è un lago che si origina inizialmente per una struttura di faglie e successivamente su queste faglie si è innestato un fenomeno di carsismo. Il carsismo è un fenomeno di cui abbiamo già parlato e che riguarda la dissoluzione delle rocce carbonatiche da parte delle acque leggermente acide. Quando il carsismo avanza molto si possono formare delle zone che sono pianeggianti e che sono delle vere e proprie pianure carsiche. Queste pianure carsiche prendono il nome di polie. Questi poli a volte possono essere impermeabilizzati sul fondo a partire da depositi che possono derivare dalla montagna o da rocce residuali del carsismo stesso, diventano impermeabili e quindi si possono formare dei laghi come ad esempio quello del Matese che abbiamo proprio qui di fronte a noi.
è alimentato fondamentalmente dallo scioglimento delle nevi principalmente ed è quindi definito un bacino cosiddetto endoreico, nel senso che qui le acque confluiscono ma non ha, diciamo, non è originato ad esempio da uno sbarramento di un fiume come altri tipi di laghi. Ed è veramente uno spettacolo. Adesso ci troviamo verso la fine dell'inverno, siamo a febbraio, metà di febbraio, e le montagne sono ancora perfettamente innevate. Il Matese, il lago del Matese, è incastrato al di sotto delle pendici del Monte Miletto, che è la montagna, una delle montagne più alte dell'Appennino meridionale, che raggiunge i 2000 metri, un po' più di 2000 metri, la cui vetta si trova in Molise. E potremmo vedere qualche altra cosa di questo lago facendo un po' di giri intorno alla sua estensione e potendone ammirare tutta quanta la magnificenza. Data la sua natura di bacino endoreico, il livello delle acque nel lago Matese non è costante durante l'anno. Tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, il lago raggiunge il massimo del suo livello per via dello scioglimento delle nevi. Ma durante la stagione estiva, il livello delle acque può calare moltissimo e ampie zone che qui vediamo sommerse vengono scoperte, rivelando vegetazione. Sicuramente uno degli aspetti di vegetazione più importanti del lago Matese è il canneto. Questo ambiente ospita tantissimi uccelli, sia durante il periodo di nidificazione, ma anche durante il periodo di migrazione. Infatti in questa zona, durante la migrazione di andata, si riuniscono migliaia e migliaia di rondini prima del loro viaggio verso l'Africa. Come abbiamo detto, l'enorme estensione del lago Matese altro non è che un grandissimo polie, una pianura carsica, che si origina dalla fusione di molte doline su tempi geologici. La natura carsica di questo territorio ha i suoi testimoni, ben visibili sul Matese. L'isolotto di Montrone o Monterone è uno di questi testimoni carsici. È un residuo dell'originale morfologia del territorio, un picco che in estate emerge diventando una piccola collina. Queste forme residuali che emergono nella pianura carsica vengono chiamati Hum, un'altra perla naturalistica di questo territorio.